L'Oceania è un continente interamente insulare. È infatti composto solo da isole, situate tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. L'isola più grande è l'Australia, che da sola costituisce il 90% della superficie terrestre dell'Oceania. Seguono in ordine di grandezza la Papua Nuova Guinea e la Nuova Zelanda. La restante superficie è suddivisa in oltre 10.000 isole, raggruppate in tre insiemi. La Micronesia, che significa piccole isole, è politicamente divisa in 5 stati indipendenti e 2 territori dipendenti dagli Stati Uniti, e cioè Guam e le isole Marianne Settentrionali. Il secondo insieme è detto Melanesia, che significa isole nere. Vi appartengono isole importanti come la Nuova Guinea, le Figi e la Nuova Caledonia, politicamente dipendente dalla Francia. Il terzo insieme è invece chiamato Polinesia, che significa tante isole. La Polinesia è composta da centinaia di piccole isole, tra cui lo stato americano delle Hawaii. Dal punto di vista morfologico, le diverse aree del continente presentano forti differenze. L'Australia, in particolare, ha un'origine antichissima e per questo è prevalentemente pianeggiante. Le regioni costiere sudorientali e sudoccidentali presentano un clima temperato simile a quello mediterraneo e qui si concentra la maggior parte della popolazione. Il nord è invece caratterizzato da un clima tropicale e presenta un paesaggio costituito da foreste pluviali, praterie e boschi. Le regioni centrali presentano infine un clima secco con vaste zone desertiche. Al largo della costa australiana nord-orientale si stende la Grande Barriera Corallina, la più grande del mondo, composta da oltre 2.900 barriere di corallo. Tali barriere, tipiche dei mari e degli oceani tropicali, sono formazioni rocciose sottomarine nate dalla sedimentazione degli scheletri di corallo. Di origine più recente è la Nuova Zelanda. Lo stato è formato da 2 isole principali, l'isola del nord e l'isola del sud, e da numerose isole minori. Il clima è prevalentemente mediterraneo. Entrambe le isole sono attraversate da catene montuose. Le Alpi meridionali, in particolare, attraversano l'isola del sud, con cime che superano i 3.000 metri. La Nuova Zelanda è ricca di vulcani attivi. Anche la Nuova Guinea è caratterizzata da una catena montuosa dalle cime piuttosto elevate, con un territorio pianeggiante solo nella zona meridionale. Politicamente l'isola è divisa in Nuova Guinea occidentale, amministrata dall'Indonesia, e dallo stato indipendente della Papua Nuova Guinea a est. La morfologia delle restanti isole dell'Oceania è molto varia. Alcune, tra cui le Hawaii, sono di origine vulcanica, formate da accumuli di lava solidificatisi a contatto con l'acqua. Altre isole rappresentano le vette di catene montuose sottomarine. Altre ancora sono atolli, vale a dire isolotti formati da scogliere di coralli che racchiudono al centro una laguna. Ne sono un esempio i 3 atolli che compongono il territorio di Tokelau, appartenente alla Nuova Zelanda.